insegna concretezza, ha lottato, ha sfruttato anche le occasioni e alla fine è arrivata la vittoria che in parte anche ripaga del debacle dell'andata e soprattutto vi riporta, vi mantiene in testa alla classifica con un vantaggio riallungato sulla Virtus. Ma era una partita difficile perché comunque il Belluno si è visto quali erano le loro intenzioni, hanno giocato con grande aggressività, con grande attenzione e non ci hanno permesso di fare le nostre cose, però è anche vero che abbiamo fatto 3 partite in una settimana e con Verona Vecomp 2 volte, che quindi il dispendio di energia è notevole. Sei arrivato a questa partita che sapevi che era importante rilanciarsi e trovare la vittoria e con un cliente di questo tipo non era facile. Però bisogna dire bravi ragazzi che sono stati molto attenti, che hanno lottato su ogni palla. E è chiaro che oggi abbiamo avuto quel pizzico di fortuna che non guasta sul fatto della traversa, su qualche situazione favorevole che poi ci è andata bene sul rimpallo, però la partita straordinaria di questi ragazzi, bisogna veramente fargli un applauso. Tratto una formazione più più offensiva delle altre volte, mi sembra anche più Trento più avanzato, che comunque ha fatto un'ottima partita. Ma diciamo che abbiamo giocato con tutte le nostre punte esperte. È chiaro che in questo contesto è stato sacrificato Michelotto, che però poi è entrato benissimo e ha fatto un ottimo gol su un assist di Sanavia. E quindi bisogna anche fare un applauso a questi 2 ragazzi che ultimamente stavano giocando titolare, che poi quando sono entrati hanno fatto sentire il loro peso tecnico, uno facendo l'assist e l'altro facendo gol. Dario Tommaso, che era da tempo che non giocava titolare, ci sono tanti aspetti positivi che ci fanno rendere fiduciosi e ottimisti. Vedi anche la grande prova di Pirana in porta oggi, che ha fatto un paio di interventi determinanti per portare a casa questo risultato.